Ragazzi, eccomi qui con un nuovo video. Allora, nel video di oggi andremo a vedere la differenza che c'è tra infatuazione e amore, perché in realtà sembrano la stessa cosa, ma in realtà non sono la stessa cosa. A volte noi crediamo di essere innamorati di quella persona, quando invece siamo solo innamorati dell'amore, che è una cosa totalmente diversa. Quindi adesso andiamo a vedere sei punti fondamentali per capire se veramente siamo innamorati appunto di quella persona oppure siamo solo infatuati. Il primo punto, dobbiamo andare a vedere se trattiamo quella persona come appunto una persona o come un oggetto. Se la trattiamo come una persona, siamo davvero innamorati, cioè che per esempio le raccontiamo della nostra vita, l'accettiamo con tutti i difetti di questo mondo, eccetera. Invece, se siamo infatuati, non le raccontiamo niente, la vogliamo sempre perfetta. Cioè, praticamente è solo come un oggetto questa persona. E in questo caso siamo infatuati. Punto numero 2. Dobbiamo sentirci sicuri con quella persona. Altrimenti non è amore, ma solo infatuazione. Allora, premetto che possono finire anche i matrimoni dopo 20 anni. Però se si vive sempre nel dubbio per dire ho paura che la nostra storia finisce, significa automaticamente che è solo. Appunto, solo infatuazione. Un altro indicatore è la durata della vostra relazione. Da quanto tempo state insieme? Se state insieme da tanto tempo, per esempio 10 anni, è impossibile, impossibile che si tratti di infatuazione. Se invece state insieme da pochi mesi, è ancora da valutare la cosa. Per carità, tutte le relazioni iniziano che non è che si salta. Per dire, cioè tutte le relazioni iniziano che si sta insieme 1, 2 mesi, 3 mesi, però solo se è vero amore continua nel tempo. Altrimenti, massimo 6 mesi, uno si lascia. Se raccontiamo tutti i nostri problemi, per esempio abbiamo problemi al lavoro, problemi in famiglia, problemi con gli amici e lo raccontiamo a quella persona, perché magari è la prima persona che ci viene in mente, è amore. Altrimenti è infatuazione, perché comunque continuiamo a tenere lontana questa persona dalla nostra vita. Questa persona di noi non sa niente. È vero amore quando durante un litigio si trova un compromesso. Faccio un esempio stupido. Per esempio, si deve andare in vacanza, a lei piace il mare, a lui piace la montagna. Che si fa in questi casi? Si litiga, però insieme, se è vero amore, si trova un compromesso. E che si fa in questo caso? Una via di mezzo, magari si va al lago, piacerà a tutte e due. Se invece è infatuazione, basterà quel litigio per scatenare la rottura della coppia. Perché magari si vuole l'altra persona perfetta, ma perfetta come? Siamo noi che l'abbiamo idealizzata. In realtà nessuno di noi è perfetto. Quando è vero amore si cresce sempre di più, la relazione non resta su una linea piatta. Per esempio ci si frequenta, ci si mette insieme, ci si fidanza ufficialmente, poi arriva la proposta di matrimonio, poi ci si sposa, poi arrivano i figli e si invecchia insieme. Se invece è infatuazione, chiaramente niente di tutto questo succede, è solo un frequentarsi, ma non si porta mai il rapporto a livello successivo, per dire. Ma soprattutto questa persona non farà mai parte della nostra vita. Cioè o si frequenta quella persona o magari frequentiamo i nostri amici, ma non succederà mai che questa persona venga inclusa nella nostra vita. Perché per noi non è davvero così importante, come crediamo. Ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina così se escono nuovi video non ve li perdete.